mettiamo sedute, gambe incrociate. Lastico vicino a noi e okay, dopo prendo il cronometro. Allora, spingiamo bene i glutei a terra, sentiamo gli ischi che sprofondano nel tappetino, portiamo i palmi delle mani verso l'alto, il dorso delle mani sulle ginocchia, concediamoci qualche respirazione per entrare in quest'ora di lezione. Quindi inspiriamo dal naso e gonfiamo le ali costali. Ed espiriamo dalla bocca, risucchiamo l'ombelico alla colonna e attiviamo anche il pavimento pelvico. Quando inspiro, sento quel filo immaginario che mi allunga la colonna verso l'alto. Quando espiro, risucchio l'ombelico, scavo bene la pancia e proseguo. Teniamo bene la schiena dritta. Respiro, tengo il collo bello dritto, approfitto di questo momento iniziale per regolarizzare il respiro e per iniziare a sentire il corpo sì rilassato ma presente. Quindi inizio a sentire la schiena dritta, le spalle lontane dalle orecchie, le scapole che spingono verso i glutei, il collo bello lungo, il mento parallelo. Ok, e inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto, allunghiamo bene la schiena, sentiamo le spalle che continuano spingere lontani dalle orecchie ed espirando andiamo in torsione verso sinistra. Continuiamo ad allungare la schiena, apriamo un pochino il petto. E inspiriamo, riportiamo le braccia in alto ed espirando andiamo in torsione verso destra. E ancora inspiro, espiro. E inspiro frontale, espiro destra, e ancora due, inspiro, espiro, appoggio bene la mano sul ginocchio sinistro e la mano dietro, e ultimo verso destra, e apro, e inspiro, torno al centro, apro le braccia a candelabro. Ed espirando, curvo la colonna, risucchio l'ombelico alla colonna e tocco gli avambracci. E inspiro, apro il petto. Espiro, inarco la colonna, risucchio l'ombelico alla colonna. E inspiro, apro. E butto fuori l'aria. E prendo aria. Ed espiro. E inspiro, apro bene il petto, apro le clavicole ed espiro e inspiro, apro e ancora due, espiro e inspiro, mantengo i gomiti ben aperti e ultimo, espiro e inspiro, lascio andare le mani a terra, al lato del corpo. E appoggio bene il palmo della mano sinistro e fletto il fianco sinistro. Allungo bene il braccio destro oltre la testa. Inspiro, passo per il centro e vado di là. Il gluteo sinistro spinge a terra. Inspiro, passo per il centro. Espiro. E inspiro, butto fuori l'aria. Inspiro, centro, espiro, ruotiamo anche il mento verso la clavicola. Prendo aria ed espirando, fletto un pochino il braccio destro, fletto il fianco destro. Inspiro, espiro,
Prendo aria e vado di là. Allontano. Mentre il mento si avvicina alla clavicola, la spalla si allontana. E ultimo verso destra o verso il lato in cui siete. E inspiro, torno al centro. Sciolgo un pochino le spalle, movimenti piccoli, circonvoluzioni piccoline, indietro. Ok, e distendiamo la gamba destra. Appoggiamo la mano a sinistra, quindi la mano sinistra a terra. Inspiro, espiro, stacco. Inspiro, scendo e tutte e due le braccia si allungano in avanti, verso la gamba destra, quindi il busto e le braccia vengono parallele alla gamba destra. Inspiro, torno, appoggio la mano sinistra e stacco, collo lungo. Inspiro, scendo e distendo le braccia in avanti e allungo oltre la punta delle dita. Inspiro, torno, espiro, stacco. Inspiro, appoggio e le braccia rimangono parallele tra di loro e parallele alla gamba destra. E inspiro, appoggio la mano, espiro, stacco. Inspiro, appoggio lentamente i glutei e allungo la colonna verso la gamba destra. E ultima volta, inspiro, torno, espiro, stacco, allungo il collo, spalle lontane dalle orecchie. Inspiro, scendo ed espiro, spine stretch, quindi la schiena che si allunga in avanti. Inspiro, torno. Cambio gamba, gamba destra avanti, piegata avanti, gamba sinistra distesa. Inspiro, espiro, stacco il bacino. E inspiro, scendo lentamente, mi allungo verso la gamba sinistra questa volta. Inspiro, torno, espiro. Inspiro, appoggio i glutei, espiro, mi allungo oltre la punta delle dita. Inspiro, torno con il busto su, espiro, stacco i glutei. Inspiro, scendo, espiro, allungo la testa oltre la punta delle dita. Inspiro, torno, espiro, stacco. Inspiro, scendo, espiro, allungo. E ultima volta, inspiro ed espiro, stacco, sto venendo sempre più avanti, non so voi, e allungo. E torno. Andiamo in quadrupedia, mani sotto le spalle, ginocchia all'altezza del bacino. Io sto decisamente meglio con il polso, quindi oggi faremo un bel po' di vinyasa che mi sono mancati in questo periodo. Quindi, cat cow, scaldiamo un po' la colonna, espiro, curvo, inspiro in arco. Espiro, curvo, risucchio l'ombelico alla colonna, inspiro in arco. Allungo bene il collo in avanti, le spalle rimangono lontane dalle orecchie. E ancora inspiro ed espiro. Porto la schiena in neutro, appoggio i glutei sui talloni, quindi vengo indietro, mani a terra, possiamo venire anche sui pugni, collo lungo, spalle lontane dalle orecchie, attiviamo l'addome, prendo aria, espiro, stacco le tibie da terra. Inspiro, scendo giù, tengo bene la schiena allungata verso l'alto, i pugni spingono sul tappetino. Espiro, risucchio l'ombelico alla colonna, curvo un pochino la schiena, stacco le tibie e inspiro, riappoggio, butto fuori l'aria.
inspiro, appoggio. Se vi vengono i crampi, qui è normale. Espiro. Espiro. Ultimo. Espiro. In quadrupedia. Spostiamo le mani leggermente un po' più avanti rispetto alle spalle. Da qua anche le ginocchia leggermente più indietro. Andiamo a portare il petto e il mento verso terra, gomiti stretti. Quindi scendo qua. Poi vado nel mini cobra. Quindi strizzo i glutei, mi raccomando, e gomiti vicino al busto. E inspirando, allungo nel baby pose. Inspiro, espiro, srotolo. Torno in quadrupedia. Prendo aria, espiro, mento e petto a terra, gomiti stretti. E poi sguisciano avanti nel mini cobra. Gomiti vicino al busto e leggermente piegati, glutei strizzati. E inspiro. Baby pose, posso anche non appoggiare i glutei sui talloni in questo caso. Inspiro, quadrupedia. Espiro, le mani premono a terra e porto il mento e il petto al tappetino, gomiti stretti. Mini cobra, gomiti vicino al busto. Inspiro, baby pose. E ancora, inspiro, quadrupedia. Quando scendo mi raccomando, collo super lungo, espiro, push up, gomiti stretti, mento e petto a terra e mini cobra, gomiti vicino al busto e baby pose. E inspiro, quadrupedia, espiro, scendo, inspiro, mini cobra, espiro. Allungo la schiena. E ultimo. Inspiro, quadrupedia. Espiro, mento e petto al tappetino. Sguiscio un pochino in avanti. E baby pose. Allungo la schiena. Respiro. E torniamo in quadrupedia, adesso mettiamo bene le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche. Puntiamo i piedi, prendo aria, espiro, risucchio l'ombelico alla colonna, stacco le ginocchia, quadrupedia sospesa. Inspiro ed espiro per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Gurukmasana. E sollevo un tallone alla volta, cammino, pedalo e prendo aria, riscendiamo nella quadrupedia sospesa, 1,5 cm. E da qua andiamo a ruotare verso destra e distendiamo il braccio. Inspiro, passo per il centro ed espiro, vado verso sinistra. Quando transito per il centro non mi sollevo tantissimo, mantengo il centimetro e mezzo, faccio più fatica. Inspiro, espiro, vado di là. Inspiro, centro, espiro. Inspiro, centro, espiro. E ancora due. Inspiro, centro, espiro. E ultimo, inspiro, centro, espiro. Inspiro, centro, distendo adesso le gambe, sono in plank per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chaturanga con o senza le ginocchia a terra, quindi scendo, canti in su,
e cane a testa in giù. Respiro. Cammino. Appoggio le ginocchia. Sciogliamo un pochino i polsi. Mani a terra, allunghiamo senza staccare la gamba sinistra e il braccio destro, addome attivo, mi dico risucchiato la colonna, prendo aria, espiro, allungo tutti e due gli arti e stacco, la schiena è piatta come un tavolo, allungo, resto qua, guardo a terra, spalle lontane dalle orecchie, respiro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, non poggio la gamba sinistra, sposto le mani un po' più avanti, inspiro, espirando, push up, inspiro, torno, espiro, la gamba sinistra va verso sinistra, la guardo, inspiro, riallineo la gamba, espiro, mi tuffo in avanti, gomiti sempre stretti. Espiro, quindi cerco di muovere l'anca verso l'esterno quanto riesco. Espiro, push up, mi tuffo in avanti. Espiro, gamba a sinistra. Espiro, push up, inspiro, torno. Espiro. Nel push up scendete quanto potete. Perché magari riuscite a scendere, ma la salita è più difficile. Ormai, insomma, voi dovreste essere ben allenate, ma io lo dico sempre. Inspiro su, espiro, torsione. Quindi strizzo bene anche il fianco sinistro. E ancora due. Espiro, inspiro su, strizzo il fianco sinistro per guardare la gamba. Ultimo, espiro. E guardo la gamba e appoggio, allungo la schiena. E srotolo la colonna, torno in quadrupedia, distendo senza staccare la gamba destra e il braccio sinistro. Allungo il collo, cucio l'ombelico alla colonna, prendo aria, tabletop. Allungo, respiro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, la gamba destra rimane distesa e sollevata, prendo aria, spiro, push up, mi tuffo in avanti, gomiti stretti, strizzo il fianco, guardo la gamba destra che va verso destra, inspiro, torno, espiro, push up, gomiti stretti, espiro. Espiro, push up, inspiro, torno su e guardo la gamba, strizzo il fianco, inspiro, torno, push up, gomiti stretti, scendo quanto posso, sposto il peso in avanti quando scendo e inspiro, torno e ancora push up, inspiro su, espiro e ancora uno, espiro, push up. Espiro e appoggio la gamba, allungo la schiena. Prendo aria, srotolo, stacco la gamba sinistra, stacco la gamba destra, vengo in plank e subito in muro pesciata. Da qua la mano destra va incontro alla caviglia o alla tibia sinistra, quindi incrocio. Inspiro, torno al centro, espiro, mano sinistra, gamba destra, vado a guardare sotto l'ascella della gamba che tocco. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Questo esercizio lo posso fare anche flettendo
Se vado verso destra, flettendo la gamba destra, quindi stendo bene la sinistra e viceversa, ok? Quindi potete flettere anche una gamba alla volta. E prendo aria, espirando, cammino avanti. Lentamente ci sediamo a terra e prendiamo l'elastico. Allora, faremo un paio di serie che sono anche dei tutorial. Se quest'estate vorrete, se questo mese volete cimentarvi per la barca o teaser. Allora, mettiamo l'elastico sotto la pianta del piede. Veniamo qua. Spingiamo l'ombelico alla colonna, la schiena è curva e prendo aria. Le mani sono più o meno all'altezza delle ginocchia, considerando insomma una tensione media dell'elastico. Espiro, distendo le gambe. Inspiro, fletto. Base, questo è avanzato, base è avanzato, scusate, intermedio, posso fare anche una gamba alla volta. Ok? Come preferite. Espiro, attivo l'addome, butto fuori l'aria, inspiro, fletto. Piego, devo sempre tenere l'addome forte, poi se vi fa male il coccige mettete un cuscino. E 4, piego, 3, piego, 2, piano, prova a distendere e piego, 1. E piego, levo l'elastico, appoggiamo i piedi alla larghezza del bacino, le mani dietro, anzi mettiamo i pugni, così abbiamo un po' di rialzo. Inspiro, espirando, stacco il bacino, ma non lo vado ad allineare le ginocchia, lo tengo basso e fletto i gomiti e vengo su, quindi sfioro con i glutei il tappetino. Espiro, collo lungo. 3, 4, 5, il bacino rimane piegato, fermo, 6, 7, 9, anche qua gomiti stretti, tocco, distendo, appoggio i piedi a terra. Incrocio le gambe in avanti, transizione, veniamo in plank. Ok, quindi se stai sugli avambracci, vieni su, polso, ok, va bene. Allora, vinyasa e poi burovesciata, quindi vai subito in burovesciata in caso non lo sforzare troppo. Capisco. Inspiro, espirando adesso cammino avanti come prima e lentamente scendo senza elastico questa volta, ritorno nella barca base, metto le mani sotto le ginocchia, tratto lombare curvo e da qua distendo una gamba alla volta, espiro. Ogni volta che espiro attivo bene l'addome. Ora posso continuare alternando, distando tutte e due.
Appoggio il piede a terra, vi portiamo i pugni dietro. Inspiro, espirando. Stacco il bacino, rimanendo comunque col bacino basso. Fletto i gomiti. Stendo. Inspiro, gomiti stretti. Espiro. I piedi sono abbastanza lontani dal centro del corpo. E spingono bene a terra. 6, 7, 9, 10. Appoggi i glutei a terra, spostiamo il peso in avanti, veniamo in plank come vogliamo, sulle braccia e sulle mani. Mantengo. 4, 3, 2, 1, faccio un chaturanga, posso poggiare le ginocchia oppure no, strizzo il glute, piano testa in su e vu rovesciata. Respiro. E ancora una volta camminiamo avanti e appoggiamo i gluti a terra. Ok, adesso proviamo a fare la barca senza aiuto. Se voglio, posso flettere le ginocchia, mantenere una gamba distesa per 4 secondi, piegare e andare con l'altra, ok? Manteniamo per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Appoggio i piedi a terra. E srotoliamo la colonna, scendiamo giù. Ok, prendiamo l'elastico. Teniamolo qua davanti a noi. E un po' più stretto delle spalle, la presa un po' più stretta rispetto alla larghezza delle spalle. Schiena in neutro, quindi non totalmente arcata, ma nemmeno totalmente appoggiata. Al tappetino, ma leggermente sollevata, c'è cioè un piccolo spazio tra il tratto lombare e il tappetino. Stacchiamo le gambe, portiamole a 90 gradi. Inspiro, espirando, distendo le gambe, sollevo le spalle, mantengo il collo lungo e apro, allargo l'elastico. Inspiro, torno. Prendo aria, espiro, collo lungo, distendo le gambe, apro elastico e inspiro, scendo. Espiro, più abbasso le gambe, più l'addome lavora, quindi l'importante è che non si inarchi la schiena. Vai, espiro, collo lungo, spalle lontane dalle orecchie. E inspiro, scendo. Espiro, non schiaccio il mento alla gola. E inspiro. E 5. Inspiro. 6. Inspiro. 7. Inspiro. 8, inspiro, 9, inspiro e 10, inspiro e adesso resto su, piccoli molleggi aprendo l'elastico, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 piccolini, 7, 8, 9, 10 e scendo giù, ruoto il collo un pochino a destra e a sinistra, riporto le gambe a 90 gradi, le braccia davanti a me, l'elastico davanti a me, inspiro, espirando, distendo le gambe, stacco le spalle come prima, adesso sforbicio con le gambe, qua, sbatto i piedi.
Gambe super allungate, vai. 1, 2, collo lungo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1 e torno. Lo rifacciamo, mi sono dimenticata di dirvi prima che se il collo, insomma, ci sono magari problemi, cose un po' più gravi, posso mettere l'elastico dietro, usarlo come appoggio e sbattere, ok? Lo rifacciamo. Gamba a 90 gradi, elastico davanti agli occhi, inspiro, espiro, stacco le spalle, allungo il collo, allontano le spalle dalle orecchie, sbatto i piedi. 1, 2, 3, tutti scarabocchi alla parete di fronte a noi. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ruoto la testa a destra e a sinistra. Riportiamo le gambe a 90 gradi. Adesso inspiro, espiro, attivo l'addome, vengo su, vengo nella barca base e apro verso sinistra. Lo faccio rivedere. Espiro, scendo. Prendo aria, espiro, ho detto verso sinistra, no, allora verso destra, adesso verso sinistra, alterno. Allargo l'elastico. Inspiro, torno. Espiro, scendo, prendo aria, espiro, apro ed espiro, scendo, prendo aria, espiro, apro, allargo diagonalmente l'elastico ed espiro, scendo, inspiro, espiro. Apro e scendo, prendo aria, espiro, attivo l'addome per venire su e apro l'elastico in diagonale, le braccia sono tese e scendo. Se non riesco a stare in equilibrio posso poggiare i piedi qua e apro. E ancora due, espiro, vengo su. Apro in diagonale l'elastico, braccia tese ed espiro, scendo, prendo aria, espiro su e apro. Resto su, levo un attimo l'elastico, allunghiamo la schiena, portiamo la testa tra le gambe, ruotiamo la testa a destra e a sinistra. Incrociato sul collo del piede, quindi prima collo del piede, poi giro intorno alla pianta del piede e poi prendo l'elastico in diagonale. Siete? Ok, perfetto. Da questa posizione, espirando, curviamo un pochino la colonna e portiamo un braccio verso l'alto e giù. Espiro. Quindi il polso deve essere in linea con il gomito. E su. L'elastico è incrociato. Espiro. Quando si solleva la spalla e il braccio, comunque cerco di spingere la base della spalla verso terra, verso il basso. Vai, 8, 7, 6, 5. Uno.
lato elastico da questa posizione e lo andiamo a mettere in una posizione ancora più strana, perché lo mettiamo dietro il collo, faccio vedere qua, poi incrociamo dietro tipo vestito da sera, ok? Incrociamo dietro, ok? Quindi lo mettiamo tipo sciarpa, incrociamo dietro e poi prendiamo l'estremità qua. Ok? Io direi l'anno prossimo prendiamo anche dei bei pesetti. Però il cerchio, vabbè, ha una resistenza che in realtà i pesetti non hanno, quindi sviluppa, insomma, un muscolo molto più lungo e più forte. Però, insomma, a volte possono essere comodi. E ci mettiamo in questa posizione oppure su così, come preferite. E da qua, inspiro, espirando, mettiamo l'elastico tra il pollice e l'indice. Allargo, inspiro, piego, i gomiti rimangono vicino al busto, espiro. Daria, scusa, mi sa che il mio elastico è troppo corto, uso i pesetti? Ah, se ce l'hai, sì, in alternativa sì. Espiro e torno, espiro. E torno, e 4, e torno, non apro così, cioè, va bene, è comunque un esercizio, non è un errore, ma avanti, in diagonale ma più avanti, meno laterale, ok? E 6, inspiro, 7, inspiro, 8, inspiro, 9, inspiro, 10, inspiro. Adesso il braccio destro va verso sinistra, 1, alterno sinistra verso destra, 2, ruoto un pochino anche il busto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Levo l'abito da sera, porto l'elastico sotto le tibie, quindi adesso veniamo sedute sui glutei, sui talloni. Afferriamo sempre l'elastico in modo tale che il polso rimanga dritto. Ok, e da qua apro, me lo regolo, devo insomma fare arrivare insomma a questa altezza, ok? Piccoli molleggi, 1, 2, 3, collo lungo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rilasso, inspiro, espiro. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E giù. Ultimo, inspiro, espiro, stacco. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E rilasso. Sciolgo le spalle, sciolgo, sciolgo, spiro. Ok, veniamo schiena a terra e facciamo 4 esercizi, single leg stretch, no, cominciamo con l'unbred, single leg stretch, straight leg stretch e leg raiser.
cioè questo, l'ultimo è questo, ok? Quindi iniziamo, facciamo 15 ripetizioni per ogni esercizio. Allora, gambe a 90 gradi, braccia lungo il busto, collo lungo, spalle lontane dalle orecchie, inspiro, espiro, stacco le spalle, mantengo il collo lungo, distendo le gambe, questo avanzato, questo base, e vai, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, ed S, 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, ed S, 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, ed S, 2, 3, 4, 5, ed in 2, 3, 4, 5, ed S, 2, 3, 4, 5, ed in 2, 3, 4, 5, ed S, 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, adesso 2, 3, 4, 5. Scendo un attimo con la testa. Gamba sinistra distesa, gamba destra al tetto. Inspiro, allungo il collo, espiro, stacco le spalle e in cambio, espiro, distendo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, distendo tutte e due le gambe, mani dietro la coscia che sta su e cambio, vai, 1, 2, 3, 4, se mi fa male il collo metto le mani dietro, faccio proprio più fatica in realtà, e 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, gambe su, adesso mani dietro la nuca, scende sinistra, espiro destra, vai, 3, 4, 5, se questo è troppo con le gambe distese, le piego, faccio questo, con il ginocchio leggermente piegato, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, benissimo. Distendiamo le gambe, distendiamo le braccia oltre la testa, prendiamo aria e andiamo in roll up, quindi inspiro, espiro, butto fuori l'aria. Vengo su, allungo in spine stretch, inspiro schiena piatta come se fosse poggiata a una parete, espiro, risucchio l'ombelico alla colonna e lentamente srotolo, 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 scendo, inspiro, braccio oltre la testa, butto fuori l'aria, risucchio l'addome, vengo su e allungo in avanti, inspiro, schiena dritta, espiro, srotolo la colonna, inspiro a lungo, espiro, roll up, risucchio l'ombelico alla colonna, spine stretch, inspiro, espiro, srotolo, controllo il movimento, prendo aria, espiro, roll up. Mi fermo un attimo qua, allungo bene la schiena. E incrociamo le gambe, spostiamo il peso in avanti, subito con la rovesciata, appiattiamo bene la colonna verso il basso, il petto verso il basso, inspiro,
Strecchiamo le ginocchia, facciamo un attimo il baby dog, dove distendiamo bene la schiena. Camminiamo indietro, appoggiamo i talloni, prendiamo l'elastico se ce l'abbiamo a portata di mano e srotoliamo la colonna piano piano. Ok. Allora, riprendiamo l'elastico alla larghezza delle spalle questa volta. Ci mettiamo al bordo del tappetino, davanti, con il tappetino dietro di noi. Ok, inspiro, stacchiamo la gamba sinistra, sentiamo bene il piede destro ancorato a terra, la schiena che si proietta verso l'alto e l'ombelico cucito alla colonna. Da qua prendo aria, attivo la powerhouse e vado in mezzo guerriero 3, nel senso che non scendo con tutto il busto, ma distendo bene la gamba indietro. E inspiro, torno. Espiro, allungo bene la gamba dietro, attivo bene i glutei, il piede destro è radicato a terra, è incollato. Inspiro, fletto. Ed espiro, risucchio l'addome. Inspiro. Ed espiro, allungo bene la gamba sinistra dietro. E adesso scendiamo in un affondo. Ok. Da qua inspiro, espirando, allargo l'elastico verso le clavicole. E inspiro, torno. Espiro, avvicino bene le scapole dietro, sento che si allontanano ed espiro, si avvicinano. Inspiro, espiro. Inspiro. 4. Inspiro. 3. Inspiro. 2. Inspiro. 1. Inspiro. Ultimo. E prendo aria. Stessa cosa con la gamba destra avanti. Inspiro, stacco la gamba destra. Espiro, proietto il busto in avanti, distendo bene la gamba indietro, attivo bene il gluteo. Inspiro, fletto di nuovo. Ed espiro, allungo bene la gamba. Inspiro, torno. Espiro. Espiro. Torno. Espiro. Espiro. Torno. Adesso appoggiamo la gamba dietro e scendiamo nell'affondo. E adesso inspiro, braccio verso l'alto, espiro, apro dietro. Quindi appoggio l'elastico al livello del trapezio e inspiro, torno su. Chiudiamo bene le mani tra di loro, un po' più strette delle spalle. Espiro, se non è troppo leggero. Inspiro, torno. Espiro. Inspiro, torno. Espiro. Inspiro, torno. Espiro, inspiro, torno su. E 4, inspiro, 3, inspiro, 2, inspiro, 1, inspiro, ultimo. E torno. Ok,
lasciamo andare l'elastico e volgendo al termine della lezione, io direi di fare un bel saluto al sole, con un po' di allungamento e insomma la tradizione. Ok? E poi se rimane un po' di tempo, magari un planchetto, vediamo un po'. Quindi, estremità del tappetino. Prendo aria. Espirando, scendo con la schiena piatta. Scendo giù. Lascio andare la testa. Fletto leggermente le ginocchia, posso camminare, quindi una gamba alla volta indietro, oppure salto. Inspiro, espiro, chaturanga, cala testa in su, senza che schiacci troppo il collo, guardo verso il soffitto, mi mantengo guardando avanti, punto i piedi e cala testa in giù. Respiro, mi godo un attimo questa posizione, sciolgo un po' di muscoli, cammino e porto la gamba destra verso l'alto, allungo, allungo bene la gamba, strizzo i glutei. Espirando, inarco la colonna, faccio passare la gamba destra sotto e porto il piede tra le mani. Mi assicuro che il ginocchio sia in linea con la caviglia. Inspiro, espirando, guerriero 1, stacco. Circonduzioni delle braccia qua e faccio 3 respirazioni profonde. Inspiro. Butto fuori, inspiro, espiro e adesso inspiro, apro le braccia, piede sinistro parallelo al lato corto del tappetino, apro nel guerriero 2, guardo il braccio destro che è ben disteso, bacino in retroversione, quindi schiena piatta. Inspiro da qua, espirando, gomito destro sul ginocchio destro, fletto il fianco destro, allungo il sinistro. E inspiro, passo per il centro, espiro, fletto il fianco sinistro, allungo il destro, braccio destro oltre la testa. E inspiro, torno nel guerriero 2, distendiamo anche la gamba destra. E scendo nel triangolo. Posso portare la mano sulla tibia o sulla caviglia. Guardo il braccio sinistro. Tengo la spalla sinistra lontana dall'orecchio sinistro. E alla prossima espirazione torno su. Fletto di nuovo il ginocchio destro. Ribalto le braccia, le porto al lato del piede destro, porto il piede destro oltre, cioè in plank, oltre cosa, non so, e chaturanga, strizzo i glutei, cane a testa in su, punto i piedi, cane a testa in giù. Prendo aria, porto su la gamba sinistra e respiro, piede sinistro tra le mani. Prendo aria, risucchio l'ombelico alla colonna, stacco il busto. Inspiro, spiro, circonduzione. Inspiro su. Espiro. Inspiro su. Espiro, inspiro su e apro il guerriero 2. La schiena è al centro, quindi non traslata verso sinistra. Ok, fletto bene il ginocchio sinistro. Inspiro, espirando, gomito sinistro sulla coscia e allungo bene il fianco destro. Inspiro, passo per il centro, espiro, vado di là. Inspiro, torno, espiro, distendo la gamba sinistra e vado nel triangolo. Guardo il braccio destro allontano
la spalla destra dall'orecchio sinistro. E piego, ribalto le braccia, appoggio le ginocchia a terra, distendo la schiena. Sono proprio le 8, quindi ho sempre indietro. Vabbè, ragazzi, confido che continuerete a fare in questo mesetto un po' di plank, eh? Volete fare? Ci avete 2 minuti? Vai! Non me lo faccio dire 2 volte. Allora, facciamo 2 minuti di plank statico però. Ok? Poi, se non ce la faccio più, appoggio le ginocchia. Ok? Vai, ci proviamo. Avambraccio a terra. Sai, se devi andare lì, cioè se qualcuno deve andare lì, ovviamente non ti preoccupare, eh? Poggiamo gli avambracci, allunghiamo il collo, espirando, distendiamo la gamba sinistra. E poi distendiamo la gamba destra, schiena piatta, via. Respiro, spingo l'ombelico alla colonna e lo cucio là. Cerco di non scivolare perché gli avambracci sono sudati e mantengo, respiro. Collo, io ogni tanto mi girerò per vedervi, respiro, scivola da paura. Ed è passato 1 minuto. Non mollo. Secondi. Quasi. Il countdown. E 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Olè. E allungo. Perché comunque l'isometria è più faticosa della variazione, no? Rispetto a quando facciamo 30 secondi in maniera diversa. Ok, allunghiamo un braccio qua. Dario, io scappo, grazie mille. Grazie tesoro, ci Buone sentiamo. vacanze. Sì, ciao, bacioni. Anche a te. Ok, cambio. E cambio, ferro il gomito sinistro. Cambio, afferro il gomito destro.
giù, mani avanti, peso indietro. Rimaniamo un attimo qua con le ginocchia leggermente piegate e portiamo verso l'alto le braccia. Teniamo le spalle lontane dalle orecchie, quindi spingiamo lontano le mani, ma portiamole verso il soffitto. Mani incrociate. Incrociate, ok, perfetto. Inspiro, lascio andare le braccia verso terra, vicino ai piedi, espirando, srotolo la colonna, una vertebra dopo l'altra. Apro le spalle, lentamente stacco il mento dallo sterno. E inspiro, butto fuori l'aria. E inspiro, butto fuori l'aria. E ultimo. E stop. Grazie ragazzi.